Per fare l'albero ci vuole il seme, cantava Sergio Endrigo nel 1974. Oggi però gli esperti concordano sul fatto che il seme deve essere quello giusto a seconda del contesto, perché non tutti gli alberi stanno bene ovunque. Alleati preziosi contro lo smog e simboli per eccellenza del decoro urbano, la stabilità di queste creature nobili e gentili, stritolate tra cemento e asfalti cittadini, è sempre più spesso messa a rischio da eventi climatici estremi, come trombe d'aria e nubi fragi. L'ultimo episodio registrato è quello legato ai disagi creati dal maltempo dei giorni scorsi, con alberi sradicati e rami caduti a causa del forte vento, che ha indotto l'Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali di Pescara a intervenire, invitando istituzioni e cittadini a occuparsi della manutenzione delle alberature pubbliche e private per prevenire pericolosi incidenti, come spiega il TG8 Matteo Colarossi, delegato al verde urbano e alle foreste per l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Pescara. I cambiamenti climatici portano sempre più a degli sbalzi di temperatura e questi sbalzi di temperatura di calore portano a dei fenomeni anche estremi. E la manutenzione sostanzialmente è fondamentale, ma più che altro anche il monitoraggio, in modo tale da andare a prevenire quelli che possono essere i difetti strutturali che già hanno alcune piante, che hanno un'eredità e una storia magari di cattiva manutenzione, parliamo del corso di anni, dove errate potature oppure la semplice scelta sbagliata dell'ubicazione, cioè si sono piantati alberi in posti sbagliati dove le piante comunque sono soggette a tagli di radici per gli scavi oppure semplicemente danno fastidio all'asfalto eccetera, portano comunque a sottoporre la pianta a degli stress e quindi in concomitanza di questi eventi possono accadere cedimenti, stroncature improvvise con i danni alle persone e alle cose. Il consiglio quindi che si sente di dare a chi magari in un giardino ha delle piante o anche agli enti insomma, che si trovano a dover gestire le alberature in luoghi pubblici, qual è? Il consiglio che noi diamo è la prevenzione. Agli enti pubblici diciamo sostanzialmente che pianificazione, programmazione, monitoraggio è fondamentale. Cioè noi dobbiamo pensare l'albero essere vivente come un qualcosa da progettare, dalla sua messa a dimora in posto giusto, alle sue cure successive, alla difesa dei parassiti e quindi anche a quella che è la manutenzione. Ai privati, ma anche agli operatori turistici come i camping, gli albergatori, oppure semplicemente anche le pinete che troviamo in zone montane, turistiche, ecco, il monitoraggio lì va fatto, cioè l'agronomo forestale va chiamato per far visionare le piante e vedere eventualmente lo stato di salute, lo stato strutturale e in caso si dovessero procedere purtroppo ad abbattimenti alla sostituzione di queste con nuove piante. L'importante è sostituire e monitorare.